Sei chiamato ad annunciare il Vangelo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Luca 9:1-6. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portate due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalle loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Amen. Carissimi amici, iniziamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Luca e vediamo una cosa fondamentale per i discepoli, per i dodici, ma anche per noi cristiani. Il mandato, la missione. Se ci ricordiamo quando Gesù ha scelto i dodici e ha chiamato i primi discepoli, gli evangelisti dicono che Gesù li chiamò perché stessero con lui e perché andassero ad annunciare il suo Vangelo. Ecco che oggi abbiamo proprio la convocazione dei dodici e la missione. L'Evangelista Luca parla di forza e potere che viene dato ai dodici. Dynamis e exousia, in greco, cioè un potere, un'autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. Prendendo la pagina del Vangelo di oggi, comprendiamo che la nostra fede è una fede attiva. Certo, passiva quando ascoltiamo Dio, riceviamo il suo dono giorno dopo giorno, ma attiva quando Lui nello Spirito ci manda. E non ci manda a mani vuote, come non ha mandato i discepoli a mani vuote, ma ha dato forza e potere. Per noi si chiama Spirito Santo. Le stesse parole vengono usate all'inizio degli Atti degli Apostoli, riferendosi allo Spirito Santo, che è forza, che è potere, che è reale. Non è una entità soprannaturale invisibile, ma è qualcosa di spirituale che è vicino e accanto a noi. Lo Spirito Santo, carissimi amici, è l'amico, è il consolatore, colui che ci consiglia, ma colui che ci dà l'entusiasmo, lo zelo per il Vangelo e per testimoniarlo agli altri. E vedete che non c'è paura, perché i discepoli, ogni cristiano, ha ricevuto autorità su tutti i demoni, non solo su alcuni. Altrimenti Gesù avrebbe detto, state attenti perché se andate in quelle regioni, nei Geraseni, ci sono troppi demoni, solo io posso scacciarli. No, ha detto, voi avete autorità e potere su tutti i demoni e addirittura di guarire le malattie. Carissimi, dobbiamo oggi entrare in questa parola e chiedere al Signore che ci faccia sperimentare che noi come cristiani, come Suoi discepoli, abbiamo l'autorità nel Suo nome, come l'hanno avuta negli Atti degli Apostoli, le prime chiese, i primi testimoni, i primi martiri, e anche l'autorità nei confronti del male e della malattia. Spesso temiamo, abbiamo paura anche di pregare per il male. Chiediamo la guarigione, chiediamo la liberazione, perché questo è l'obiettivo per cui è venuto Gesù, perché ogni uomo sia libero, sia salvo e sia sano. Ecco allora che i discepoli sono andati e Gesù anche li ha avvisati, li ha avvertiti dicendo sappiate che qualcuno non vi accoglierà,
ma voi non preoccupatevi, andate avanti, scuotete la polvere dai vostri piedi e andate avanti, andate da chi vi accoglie, da chi vi ascolta. Amici cari, ecco la missione che noi abbiamo come cristiani, non solo ricevere da Dio pace, amore, gioia, la sua parola che ci guida, ricevere lo Spirito Santo che mi manda come apostolo, che annuncia la buona notizia e che opera guarigioni. È proprio così, fratelli e sorelle. Dobbiamo ritornare all'evangelizzazione che oggi, dopo 2000 anni, la chiamiamo nuova evangelizzazione. Cioè, anche se qui in Italia o nei nostri paesi vicini, in Europa, c'è ancora la maggioranza di cristiani o cattolica, sappiamo che però la fede non è vissuta fortemente. C'è bisogno di un nuovo mandato, una nuova evangelizzazione. C'è bisogno che coloro che sono in comunione con Dio, che ogni giorno pregano, che lo ricevono, che lo ascoltano, vadano a testimoniare. Di fronte al male del mondo, alle paure del mondo, alla guerra, alle malattie, annunciano Cristo, vincitore del male. Questa è la gioia, questa è la forza, questa è la speranza. E allora invochiamo lo Spirito Santo per ricevere questo mandato e le diciamo: vieni Spirito Santo, porta dentro di me un nuovo zelo per la parola di Gesù. Porta dentro di me il coraggio di esercitare l'autorità di Gesù nel male della mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro. Spirito Santo, donami il desiderio di pregare per i miei amici, i miei parenti malati, perché Dio possa intervenire nella loro vita, nella loro salute e guarirli e risanarli. Te lo chiediamo, oh Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: sei chiamato ad annunciare il Vangelo. Invochiamo lo Spirito Santo per essere questi portatori gioiosi, annunciatori di speranza nel mondo che spesso invece incontra le preoccupazioni e la paura. Ma lo Spirito che è con noi ci farà gridare che Cristo è il Signore, che Cristo è il vincitore. Amen. Oggi è uscito un altro dono musicale che vi vogliamo presentare come Shout Koinonia, il nostro single chiamato Yeshua, un canto composto qualche anno fa, lo abbiamo tradotto in spagnolo ed è uscito su tutte le piattaforme digitali musicali come Shout Koinonia. Lo potete trovare sia nella nostra app, quindi negli smartphone, c'è la app da scaricare, sia su tutti i nostri canali, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Ascoltatelo, proclamiamo che Gesù è il Signore, Yeshua. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza. Ascolta.